Grasso, Lettera a un ragazzo che non vuole morire di mafia, dove racconta questi 43 anni di lotta contro la mafia. Nel mio libro io racconto tanti episodi che cercano di far capire cosa significa per quell'organizzazione avere il consenso. Spesso, quando la mafia riesce a intrecciare una relazione con chi fa parte dello Stato e quindi con le istituzioni, diventa automaticamente Stato. Mi sembra la persona più adatta che può dirimere un po' questa, la questione giornalistica che c'è per ora sulle intercettazioni tra Napolitano e Mancino. Se quelle intercettazioni che sono in possesso della Procura di Palermo devono essere distrutte, come chiede Scalfari sulle colonne di Repubblica, oppure è normale che siano ancora lì? Per distruggere le intercettazioni occorre un giudizio, devono essere sottoposte a un giudice per la distruzione e alla controparte e quindi agli avvocati, quindi nel contraddittorio delle parti dice la legge, bisogna penso attendere questo momento per distruggerle. Io penso che sia già importante non far sapere che ci siano, non pubblicarle se non sono utili. Però il concetto di trattativa, la parola trattativa l'abbiamo già codificata in una sentenza, che è la sentenza sulla strage di Giorgofi, bisogna che le indagini facciano scoprire fino a che punto poi questa trattativa è arrivata e chi effettivamente ha mediato. La Procura di Palermo si trova sempre più in difficoltà anche nel fuoco amico di chi insomma prima le sosteneva. L'allarme di ingroia, che si sentono sempre più isolati e soli, soprattutto ricordando anche la storia di Falcone. Veramente oggi io ho letto Ingroia che dice: non mi sento isolato. Però non c'è dubbio che non mi sento con le persone che fanno il tifo, che è una cosa un po' diversa. Il magistrato non è un politico che deve ottenere il consenso, deve solo fare il proprio dovere fino in fondo e quindi deve rispondere alla legge e alla sua coscienza. Effettivamente ci sono forze politiche o forze della società che ti contrastano, però diciamo questo messo nel conto e noi dobbiamo avere l'appoggio soprattutto dei cittadini. Dicevo, noi non abbiamo necessità del consenso, però quando c'è sentirlo è certamente una cosa molto più favorevole. L'importante è la tendenza a cercare sempre e soltanto la verità, non è solo riuscire a trovare i responsabili, ma anche dare un ristoro morale alle vittime di tanti reati, di tanti delitti terribili. 3 settimane fa Servizio Pubblico dava a Bernardo Provenzano latitante in questo territorio. Non riusciamo a trovare nessun aggancio che possa cercare di avallare quelle ipotesi. Non c'è mai stato Provenzano qua. Poi se si vuole, certo, scrivere gli articoli, fare televisione, tutto diventa suggestivo. Vuoi sapere perché non sono mai stati analizzati i tabulati telefonici del cellulare di Attilio? Io non faccio indagini dirette, magari potesse farlo, il mio ruolo è quello di coordinare quelle degli altri, quindi mi posso informare certamente, così come mi sono informato nel momento in cui la madre ha detto al servizio pubblico perché il procuratore Grasso non va a vedere quella informativa del Rosso dei carabinieri. Sono andata a rivederla ed è come ricordo io e come ho riferito, nel senso che non si è riuscita ad accertare attraverso dopo quella notizia nessuna traccia di presenza a Barcellona Pozzo di Gotto di Provenzano. Sul servizio pubblico c'è anche lì un'intervista del Messaggero. È stato qualcosa che è stato ritirato fuori, ma io che l'ho vissuta posso tranquillamente dire che non c'è nulla di tutto quello che si pensa dietro. Non c'è stata anche lì una trattativa? Assolutamente. Quindi che per quello che mi risulta no, se poi l'hanno fatta altri non lo so, certamente non noi magistrati. Lei finisce il suo mandato nel 2013, molti invocano la sua discesa in campo in politica nella regione Sicilia, ci ha mai pensato? Assolutamente, cioè ci ho pensato nel senso di escluderlo, assolutamente no, i giardinetti col nipotino, vabbè. Anzi lo prendo e lo lascio a scuola perché ormai va crescendo. Pietro Grasso, il 21